Paladino di Francia, quando il sole si alza, tu stai già galoppando sulle cime del mondo. Fa freddo, il cavallo è stanco e non hai fatto colazione. Di solito è classificato fra le virtù, una di quelle caratteristiche su cui poter contare nei momenti difficili, una di quelle cose che fanno la differenza fra l'essere un individuo qualunque o una persona speciale. Insomma, ci fanno una testa così fin da piccoli. Tutti i nostri eroi ce l'hanno. Tutti i protagonisti, maschi perché non sia mai, è proprio una cosa da uomini, ne hanno da vendere. Tutti quelli che hanno successo ne hanno attinto a piene mani. Si tratta del coraggio, quella cosa lì che non si capisce mai dove si collochi sull'asse che parte dal cagasotto e arriva al pazzo. Io, di certo, quando si parla di dolore fisico, aghi e punture, il coraggio non so manco dove stia di casa, ma sono pronto a scommettere che anche le più impavide paladine e i più avventati cavalieri abbiano i propri scheletri nell'armadio. Anche perché quando si entra nel campo delle emozioni, dei sentimenti, delle virtù, dei vizi, insomma, quando ci si accosta a quel guazzabuglio di caos noto col nome di animo umano, beh, c'è di che perdersi. Spesso semplici sfumature di significato si trasformano in veri e propri modelli da seguire, e il più minuto scarto semantico può essere alla base di valori molto diversi fra loro. Per esempio, che vuol dire essere forti? Sopportare le difficoltà? O sollevare 100 kg di panca piana? Qualsiasi cosa sia questa bizzarra pratica a me aliena. E cos'è la simpatia? Il fare battute o l'essere ben disposti verso il contatto umano? O ancora, cos'è l'ira? E l'amore? Vabbè, ci siamo capiti, non è facile essere netti o categorici quando ci sono di mezzo queste cose. E il coraggio, indovinate un po', rientra perfettamente nella statistica. I latini, per esempio, per indicare il coraggio usavano termini molto generici, come virtus o animus. Il coraggio era avvertito come forza morale che ti spinge a fare quello che devi fare, in un certo senso addirittura come un'emanazione del tuo spirito. E se ci pensate, noi facciamo lo stesso quando diciamo «su, forza, animo» o espressioni simili. Ma dunque, da dove viene il termine «coraggio»? Quando è entrato nel nostro vocabolario e quali territori ha attraversato per arrivare dove è oggi? Come sempre, per scoprirlo, dobbiamo tornare indietro nel tempo fino a un periodo imprecisato precedente all'esistenza della scrittura, quando le lingue cosiddette indoeuropee erano abbastanza vicine fra loro da condividere un bel po' di parole. O meglio, più che parole, noi possiamo ricostruire radici attraverso il confronto fra le varie forme che si sono evolute nelle lingue che conosciamo. Una di queste radici è cred, che ricaviamo dal confronto fra varie testimonianze. Il greco ker e cardia, che vogliono dire entrambi cuore, l'armeno sirt, dallo stesso significato, l'irlandese cride, sempre cuore, e il germanico Herzen, che diventa Herz in tedesco e Heart in inglese. Insomma, un po' ovunque nel dominio indoeuropeo, il cuore si chiama allo stesso modo. O meglio, nell'evoluzione delle varie lingue, si è continuata a utilizzare la stessa parola di quando si era tutti vicini vicini e si parlavano dialetti della stessa lingua. Probabilmente non c'è da stupirsi, dato che il cuore, in molte di queste culture, ha un significato molto importante. È indispensabile alla vita e in più, al contrario di polmoni, cervello e simili, si fa sentire col suo battito. E proprio questo battito è influenzato continuamente da quello che ci succede attorno. Se siamo in pericolo, se siamo innamorati, se siamo affannati o rilassati. Insomma, evidentemente, in questo cuore ci deve essere qualcosa che ha a che fare con noi. Aristotele, per esempio, vedeva nel cuore la sede dell'anima, identificandolo come il punto dove tutti i sensi si univano fra loro. Insomma, la cabina di regia del corpo. Questa sua posizione influenzò molto la medicina antica, che vedeva sostanzialmente due diversi orientamenti sul tema. C'erano i cardiocentristi, che dicevano che la sede di tutto era il cuore, e i cefalocentristi, che dicevano che stava tutto nel cervello. Poi, a un certo punto, qualcuno ha cominciato a dividere la ragione dalle emozioni,
mettendo la prima nella testa e la seconda nel petto. Poi di nuovo tutto da una parte o dall'altra, insomma, un bel casino fino all'altro ieri. Oggi siamo decisamente persuasi del fatto che tutto il corpo partecipi della nostra dimensione psichica. Ma boh, sapete come vanno queste cose, probabilmente fra qualche anno cambieremo ancora idea. Divagazioni medico-psico-filosofiche a parte, in tutto questo non abbiamo ancora detto che anche in latino vediamo la sopravvivenza e l'evoluzione della radice cred, ovviamente nel termine cor cordis, l'antenato del nostro cuore. Anche per i latini il cuore era legato a doppio filo con tutto ciò che ha a che fare con l'anima, anche cose che noi oggi non diremmo affatto. Per esempio deriva da cor il verbo recordor, ossia ricordare. Il cuore, infatti, era anche considerata la sede della memoria e dunque l'operazione di ricordare era visualizzata come il riportare al cuore un'esperienza vissuta o uno stato d'animo provato in passato. La cosa simpatica è che attraverso il francese medievale il verbo recordor è arrivato anche all'inglese, dove ha preso a specializzarsi come registrare. Se ricordare vuol dire riportare alla memoria, registrare per scritto un fatto, in fondo, ha lo stesso scopo. E dunque record diventa anche sinonimo di report, inteso come registrazione di un fatto. E i fatti più significativi, ovviamente, sono i più degni di essere tramandati. Ecco spiegato perché il risultato migliore di tutti in un determinato campo, per esempio quello sportivo, è chiamato record. Recentemente alla scrittura si sono associate altre forme di registrazione, come quelle audio e video. Dunque, tutte le volte che schiacciate il vostro bel pulsante REC, ricordatevi che da qualche parte, sotto qualche secolo di evoluzione fonetica, c'è nascosto anche il vostro cuoricino. Ecco, lo dico anche al nostro buon Anacleto, che come sempre mi sta aiutando a registrare e montare questo podcast. Sempre una faccenda di cuore è alla base di una delle virtù più importanti di tutte, almeno secondo il cristianesimo, ossia la misericordia. Il termine deriva dalla fusione di misereor, ossia provo pietà, e ovviamente il nostro cor cordis. Dunque provare pietà nel cuore, essere vicini alle miserie altrui e magari industriarsi per risolverle. Non a caso, la misericordia, intesa come generosità verso i sudditi poveri e pulciosi, era una delle doti più richieste a re e signori vari. Sempre stando su argomenti allegri, cor genera anche un altro termine, particolarmente usato in contesti luttuosi. Cordoglio, che nasce dalla fusione di cor con dolium, ossia sofferenza. Il cordoglio è un dolore profondissimo, così profondo da intaccare appunto il cuore, da arrivare all'anima. Attenzione però a utilizzarlo per parlare di delusioni amorose o beghe sul lavoro. È saldamente legato al campo semantico dei funerali e delle sciagure, di solito anche in una dimensione pubblica. In soldoni si prova e si manifesta cordoglio per la morte di qualcuno, ecco. Di tonalità un po' più morbida, anche se sempre legata al dolore, c'è l'aggettivo accorato, che vuol dire afflitto, triste, sofferente, ma sempre, stando all'etimologia, nel cuore, quindi non in maniera aperta o esplicita. Questa parola arriva dritta dritta dalla poesia provenzale, dove significa colpito al cuore, sia in senso amoroso che fisico. E provate voi, in ambo i casi, a dire che in queste cose non si soffre. Ma il cuore è anche sede di spontaneità e calore umano. E proprio per questo da cor cordis deriva anche l'aggettivo cordiale. Una stretta di mano cordiale, una persona cordiale, una chiacchierata cordiale sono di solito piacevoli, sincere e calorose. Perché sì, il cuore non è solo un luogo interiore, ma è anche uno scenario in cui si entra in relazione. Ce lo testimoniano i due composti latini concordia e discordia, che sono anche i nomi di due dee. La prima personifica la comunanza di sentimenti e idee che fa stare tutti quanti tranquilli e sereni, che fa andare tutti nella stessa direzione. La seconda l'esatto contrario, quando litighiamo su tutto e proprio non ci troviamo.
Sul modello di concordare, nel Medioevo è stato plasmato anche il verbo accordare, e dunque le espressioni mettersi d'accordo e andare d'accordo. Attenzione però, niente a che vedere con l'accordo musicale, che invece deriva da corda, che in latino dopo la C ha l'H e vuol dire proprio la corda dello strumento. Data anche una certa vicinanza semantica, perché in fondo un accordo funziona bene quando tutte le note che lo compongono stanno bene insieme, le due parole si sono sovrapposte. Perché a volte la lingua gioca brutti scherzi e guai a prenderla troppo sul serio. E siamo finalmente arrivati al nostro coraggio, anche se ormai mi sembra quasi stupido mettermi qui a spiegarvi la faccenda. Se per i latini il cuore era la sede dell'anima e quest'ultima era un modo per definire il coraggio, fate 2 più 2 e risolverete l'equazione. L'origine della parola è medioevale. Si parte probabilmente da una forma latina volgare ricostruita dai linguisti, coraticum, che in francese antico diventa courage e in provenzale courage. Attraverso queste due lingue vengono veicolati nel nostro paese gli ideali cortesi, che vedono in questa forza d'animo uno dei valori più importanti per ogni cavaliere che si rispetti, e insieme al valore una parola specifica per definirlo. Un'ultima digressione prima della fine della puntata. Esiste un piatto che deve il suo nome proprio al termine cor. E voi lo sapete, quando si parla di cibo non posso tralasciare il tema. Tutti quelli fra voi che vivono in centro Italia ne avranno sentito parlare. Mi riferisco alla coratella. Si tratta del cuore, del fegato e dei polmoni dell'agnello, che vengono cotti generalmente in umido, anche se le varianti sono numerose. Per i cultori della materia, una vera delizia, ma capisco che per molti possa essere una roba un po' hardcore. Ecco, coratella è il vezzeggiativo di corata, che già per i latini indica l'insieme delle interiora di uomini e animali, con particolare specificazione per tutto ciò che non è fegato, stomaco e intestini. Pure Dante cita la corata, Inferno 28, quando descrive gli squartamenti a cui sono sottoposti i seminatori di discordie. Tra le gambe pendevan le minugia, la corata pareva il triste sacco che merda fa di quel che si trangugia. Sono tentato di fare un'altra super digressione, ma ho paura di sequestrarvi troppo a lungo. Facciamo che ve l'accenno soltanto e mi fate sapere se vi interessa. Nel caso, ci dedicherò una puntata apposta. Cercatemi su Instagram, il mio profilo si chiama Enrico M. Di Palma, M proprio come la lettera M, quindi scrivete Enrico M. Di Palma. Vabbè, è più facile a farsi che a dirsi, ve lo garantisco. Venite tutti lì e fatemi sapere. Dunque, la radice da cui siamo partiti, cred, è anche alla base di un altro termine importantissimo della lingua latina, ossia il verbo credere, che nasce dalla fusione della radice cred con un'altra radice, de, cioè mettere, porre. Credere, dunque, vuol dire riporre il proprio cuore, e dunque la propria fiducia, in qualcuno. Da cui credibile, incredibile, credente, ma anche incredulità, e persino credito, cioè qualcosa che affidiamo a qualcun altro. Come vedete, di carne al fuoco ce n'è tanta, e non mi riferisco solo alla coratella. Per oggi è tutto, ma non temete. Le parole sono ancora tante e il dizionario è bello spesso. Paladino di Francia, il vento racconta la storia del coraggio di un coniglio che non scappa ma affronta il suo incubo peggior.